Buonasera, vi voglio presentare Spreaker per creare una web radio. Spreaker è raggiungibile dal sito www.spreaker.com. È l'app giusta per fare radio e podcast. Crea un account e inizia a registrare o a trasmettere in diretta il tuo show dal tuo computer o dal tuo cellulare. Ci sono quindi le app anche per mobile. Spreaker è un servizio quindi web e mobile che permette di creare una radio online, come dicevo prima. Possibile trasmettere dal vivo e realizzare podcast. La piattaforma contiene una collezione di temi musicali. Nella versione gratuita la registrazione dura 30 minuti. Si possono creare programmi radiofonici, aggregarli in palinsesti personalizzati. Si possono ascoltare e produrre i programmi radio nella piattaforma di Spreaker e mediante mobile. Possono essere embeddati in pagine web e a siti. Generare un podcast in relazione alle attività della classe è molto interessante per le lingue. Si può creare una radio in diretta, usare un nuovo modo di accedere e diffondere l'informazione. Gli studenti creano la propria radio personale. Si possono creare notizie sugli eventi educativi, dei podcast tematici e molto altro. Questo è Spreaker che ci dà accesso alla creazione dei podcast. Quindi se non siete ancora registrate lo fate. Io sono già registrata e quindi faccio login. Accedi, lo vedete, e posso cliccare subito anche su Crea, però vado a vedere il mio profilo pubblico e a settarlo. Vedete? In impostazioni, il mio nome completo, ho caricato la mia foto, avrei potuto caricare qualche cosa d'altro, una breve biografia e altre informazioni su di voi. Il vostro sito web, l'URL di Facebook, il username di Twitter e poi salviamo le modifiche. Questo però sono nelle informazioni base, ho anche la possibilità nella barra laterale di andare nei collegamenti, come vedete, mi posso collegare a Facebook, collegare quindi questo account a Facebook, a Twitter, a YouTube, eccetera, eccetera. Posso cambiare la mail, cambiare la password, la zona della privacy, le notifiche via mail, ad esempio, gli RSS feed personalizzabili, gli utenti che posso aver bloccato e eliminare l'account. Quindi, sono nella versione free e pertanto non mi interessano i dati di fatturazione, il mio piano pro e il resto. Queste sono le informazioni base, vado in Crea e qui ho la possibilità di caricare il mio podcast, di registrare direttamente e trasmettere e di importare un podcast già caricato. Allora vado in carica il tuo podcast. E seleziono un podcast che era Radio Luna, era il mio canale, e scegli
in Radio Luna scelgo il file che voglio caricare trascinandolo dal mio computer. Ecco, trascino il mio file, carico, ok, si chiama, il titolo è costrutto, mi dà il link permanente, sta nel podcast, nel canale Radio Luna, mi dà link diretto, la visibilità impostata su pubblico, ma potrei anche averla impostata su privato. Nella descrizione posso mettere una lezione di psicologia. U maiuscola, poi la foto, posso caricare un'immagine di questo episodio, una nuova immagine, vado a cercare sul mio computer una nuova immagine, ecco, ne scelgo una qualsiasi, la mia immagine, questa, apri e carica una. Dice che è però molto piccola e quindi ne sceglierò un'altra più grande. Carico questa ora, vediamo se va bene. Apri, sì, va bene. E quindi metto anche i tag, metto costrutto. Poi metto spazio, metto psicologia. I tag sono importanti per spazio, per trovare poi questi contenuti. Voglio permettere il download dei podcast e posso anche abilitare l'opzione del pubblicare dopo. In una data specifica dopo e posso condividere questo podcast su Facebook, Twitter, eccetera, su YouTube, eccetera, eccetera. Ok, allora faccio pubblica adesso, si pubblica, ecco che il mio quindi nella mia radio, nel mio canale Radio Luna è stato caricato il podcast. La teoria dei costrutti personali secondo Kelly. A questo punto modificare il canale, il mio canale, posso embeddare il mio canale, come vedete col copia e incolla, ecco, meglio, posso per embeddare più facilmente, posso anche scegliere il frame embed, comunque lo posso condividere sui miei social e così via. Questo per quanto riguarda l'embed. Posso avere l'anteprima, un link RSS, eccetera, eccetera. Così ogni episodio posso a sua volta modificarlo, posso condividerlo. E posso anche eliminarlo, vedere l'episodio e eliminarlo. Ok. Questo quindi è l'opzione, questa è l'opzione per poter caricare un podcast che avevo già realizzato su Spreaker.
Abbiamo visto come caricare un podcast su Spreaker. Ora vediamo come registrare e trasmettere tramite l'applicazione. Andiamo in Crea. La prima parte, come vi dicevo, l'abbiamo già fatta. Carica il tuo podcast. Facciamo registra o trasmetti. Ci collega il link a Spreaker Studio, che è un'applicazione esterna. Dovrete scaricare l'applicazione sul vostro computer e poi aprirla. Io l'ho già scaricata, quindi la apro. Apri Spreaker Studio. Ok. Questa è l'interfaccia di Spreaker Studio. Avete una playlist, delle tracce, degli effetti e una chat. Allora, per quanto riguarda la playlist, potete caricare, come ho fatto io, prima era vuota, dei file musicali dal vostro PC. Ad esempio questo, non mi pare di averlo caricato ancora. Apri e quindi vedete, no, l'avevo già caricato, comunque news, room, news, ok, dopo lo toglierò. E poi avete una deck con due tracce, gli effetti che potete attivare nella vostra registrazione. Questo è il rumore della macchina fotografica. Questo è lo sparo. Attivando quindi la musica di sottofondo, la metto al minimo per poi alzarla prima della abbassarla e alzarla. La metto. Ecco, ora ho cliccato sul tasto inizia e mi dice che se voglio posso andare in live, quindi chattare con gli ascoltatori eventuali e condividere la trasmissione sui social network, e mentre si va in diretta, e la diretta può durare 5 ore. Oppure farlo offline, quindi salvare la registrazione come bozza e poi scegliere se pubblicarla immediatamente o dopo. Siccome questa è una prova, vado offline, ok, e sono pronta per registrare. Clicco sulla musica di sottofondo e faccio e avvio una minima registrazione. Di una nuova registrazione, mi chiede se eliminarla o esportarla. Posso esportarla anche in MP3, come vedete sul mio PC, o pubblicarla.
posso anche caricare, mi dice se voglio caricare un'immagine, ma lo vedremo subito adesso. Pubblica, infatti, con pubblica metterò un titolo. Questa, non so, questa è una prova. Questa è una prova. Posso dare una descrizione? È consigliata per dargliela e mettere i tag che sono importanti per ricercare il mio episodio e poi decidere dove salvare questa registrazione, pubblicare questa registrazione. Posso pubblicarla, io avevo 3 podcast, Radio Cronache in diretta, Radio Luna e Tracce degli Antichi, la voglio pubblicare su Radio Cronache, ma potrei anche con nuovo creare una nuova playlist. Radio Cronache in diretta mi va bene, qui posso caricare un'immagine che definisca la mia registrazione dal PC, con carica dal mio PC. Vado a cercarla, andrò a cercare. Poi se sono collegata con Spreaker ai social posso condividere direttamente, posso permettere il download del file oppure rendere privato privato questo file. Vado in pubblica o pubblica dopo, successivamente vado in pubblica e vedete che ho questa nuova registrazione. Benvenute e benvenuti. Ritorno adesso nella mia applicazione. Su Spreaker. Ok, vado nel mio profilo pubblico in Radio Cronache in dirette ed mi trovo quello che ho appena registrato. Questa è una Offline, ok, e sono pronta per registrare. Clicco sulla musica di sottofondo e faccio e avvio una minima registrazione. Alzo un po' la musica. La abbasso al minimo perché adesso inizio a parlare. Questo è un tutorial. Vi voglio spiegare come funziona questa applicazione. Ho interrotto, adesso potrei anche modificare i dati relativi a questo MP3. Vedete che il titolo mi dà un link comunque permanente da copiare, mi dà dove ho salvato la mia registrazione, posso anche cambiare il podcast dove l'ho inserito, poi mi dà un link diretto che posso copiare, mi dà visibilità pubblico, potrei anche settarlo su privato, mi mancava la descrizione, qui la posso inserire. Questo è tutto per quanto riguarda quindi la registrazione dentro l'applicazione. Ora vi volevo mostrare un'altra cosa rispetto alla Crea che posso importare il mio podcast con la terza funzione presente nell'applicazione. Qui sono andata in Crea, abbiamo visto carica il tuo podcast, registro, trasmetti, importa il tuo podcast e mi dice qui di incollare il link del feed RSS e poi di inviarlo di un podcast presente su un'altra applicazione. Vado ad esempio in un altro podcast che è Anchor,
cui avevo creato delle playlist e posso andare qui in setting, vedete, in distribution e nella distribution mi dà il feed RSS di questo podcast, del podcast creato in Anchor. Copio, quindi faccio copied e poi ritorno in Spreaker e incollo qui il link del mio indirizzo. Dicevo, e incollo qui il link del mio indirizzo RSS. Ecco, vedete che farò invia link, l'ho già fatto precedentemente e mi ritroverò poi sul Spreaker. Adesso ve lo mostro tutti i file che avevo inserito in Anchor. Ho inserito questo quindi a feed RSS in tracce di Lantiti, che è il mio podcast in Spreaker, e tutti i file che erano presenti su Anchor mi sono stati quindi trasferiti, sono stati messi anche qui l'applicazione di Spreaker. Buonasera.